Siamo a Milano presso la Fabbrica del Vapore per un'iniziativa molto bella, una mostra fotografica intitolata Photograph Rare, dove i soggetti fotografati sono appunto persone affette da malattie rare, riprese in vari momenti della loro vita, un po' per raccontare queste esperienze e anche soprattutto per dare messaggi di forza, di speranza e di coraggio. Ecco, in questo ambito c'è stato un incontro molto interessante che ha coinvolto malati, associazioni, e dove ha partecipato anche il dottor Gianfranco Ferradini, presidente di aidweb.org, un sito, un punto di incontro, forse definirlo sito è un po' riduttivo, ma ci facciamo raccontare da lui esattamente di che cosa si tratta. Dottor Ferradini, che cos'è aidweb? Aidweb è il primo portale sulle malattie rare che è nato nel 2001 ad opera dei Lions milanesi. È un portale che senza pubblicità, devo dire, ha raggiunto dei risultati piuttosto interessanti. Stiamo parlando di 400.000 contatti ogni anno, più di 4 milioni qui da quando siamo nati, un contatto ogni minuto, che non male, visto che stiamo parlando di malattie rare. Lo abbiamo fatto sostanzialmente a seguito di un intervento, di un aiuto che abbiamo dato ad un nostro amico, in un viaggio della speranza a New York. Poi ci siamo anche chiesti cosa potevamo fare per non risolvere un solo problema. E da lì è nata la filosofia di aidweb, che è quella di dire la famiglia conosce il problema meglio, assolutamente meglio di tutti i medici, perché conosce non soltanto l'aspetto scientifico, per aver girato tanti studi medici prima di avere una diagnosi, ma anche tutti gli aspetti organizzativi di tutti i giorni. Ecco, quali sono quindi le specificità di aidweb? Perché una persona oppure un familiare di una persona affetta da malattie rare dovrebbe andare a visitare questo sito? Che cosa deve trovare di nuovo, di interessante? Allora, ovviamente ci sono alcune informazioni di natura scientifica, ci leghiamo al database di Orphanet per non sbagliare, ma ci sono in particolare le esperienze degli altri, che sono le cose fondamentali, perché molte volte una disabilità, un problema, in qualche modo è legato, è indipendente da una malattia. Per esempio, se uno ha un problema di mobilità, che sia originato dalla malattia A o dalla malattia B, deve risolvere il problema per quello che è in quel momento. Quindi è estremamente importante che anche le esperienze di altri che hanno lo stesso tipo di problema, al di là del tipo di malattia che li ha generati, si mettono in comune. Questo è sostanzialmente quello che lega, perché la malattia tende a dividere la malattia A dalla malattia Z, ma il disagio è comune a tutti. Questo è il discorso. Molto interessante. Senta, adesso il sito avrà ulteriori sviluppi. Quali sono? Sostanzialmente ci si sta muovendo in due o tre direzioni. La prima è internazionale. Noi abbiamo in questo momento quei 400.000 contatti di cui le abbiamo parlato. Sono attorno ai 60 paesi ogni mese dai quali abbiamo questo contatto. Quindi ci siamo decisi a muoverci in maniera strutturale in termini di inglese. Quindi praticamente la internazionalità, almeno europea, sarà uno degli obiettivi fondamentali. Il secondo è quello appunto di mettere insieme, noi chiederemo ai nostri malati di mostrare, di dire quali sono le disabilità che più in quel momento stanno sopportando, perché questo è il modo per unirli. Noi abbiamo 250-300 associazioni di malati rari, però ognuno ha una propria individualità. Noi stiamo cercando di fare una rete per far sì che questo problema abbia un impatto globale.